amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! E sì, tornano anche le fan mod! Yeah! Dopo il ritorno delle Let's Mod, ora è il turno delle fan mod! Come probabilmente avete intuito già da tempo, il mio computer deve aver litigato pesantemente con le mod, soprattutto se sono tante. Ma povero computer. Ma sto cercando di fare il mio meglio per cercare di renderle un po' più stabili, perché alcune volte funzionano, altre volte iniziano a rendere tutto ingiocabile. Comunque, sperando di poter riuscire a giocare con tante mod contemporaneamente, vogliamo ricominciare a fare poche mod per volta e vediamo se poi riusciremo a fare qualcosa in più. Comunque, continuiamo e questa nuova fan mod, vedo che hai già preso il libro. Sì! Bentornate! Yeah! Grazie infinite a tutti quelli che ce l'avete mandata in questo periodo che non abbiamo fatto fan mod. Le faremo, che ce l'abbiate mandate 3 mesi fa o ieri. Ma le cercheremo di fare. Grazie ancora a tutti e iniziamo! Allora, leggiamo il libro. Vai, leggi tutto! Benvenuti in questa fan mod, la Mo Eternal Love mod! La Mo Eternal Love! Tipo Mo Creatures! Attenze, tutte le texture eccetto i fan sono protette da copyright. Quelle di Alekira sono le loro, la mia è ben. Le altre texture sono mie e la maggior parte di esse verranno usate nella mia fanmade, Infinite Fanmade Chapter 1. Yeah! Siamo curiosi. Siamo curiosi di provarla. Istruzioni, passerete per 4 settori, item area, mob area, master mob area e testing area. Attenzione, tutti gli oggetti vanno usati nella testing area e non prima, specialmente i mob. I mob, aiuto. I mob. Item area. Guarda quanti oggetti! Vedo già delle uova strane, aiuto! Ok, scusa. Item area, troverete gli scaffali con le istruzioni per il crafting e dovete prendere gli oggetti nelle ceste e conservarli. Grazie, facciamo, andiamo. Mob area e master mob area. Troverete varie uova, prendetele e tenetele per la testing area. Ok. Testing area. Setterete la vostra game mode su 1 per spawnare mob con un uovo solo. Dovete spawnare ogni mob nell'habitat che ritenete più opportuno per esso. Nei commenti vi dirò se avete azzeccato. Pure questo, c'è anche una micro sfida. Che cattiveria. Una volta spawnati tutti i mob, divertitevi ad usare le armi. Lo speculatore, speculatore, purtroppo non specula ma uccide soltanto. Lo userò contro le tue pecore allora. Mod creator è il Phoenix 24. L sta per Light Saber, spada laser. Phoenix sta per Fenice 24, il tuo numero preferito. Yeah! Grazie mille a El Phoenix 24! Grazie! Sei un fan di Star Wars che ti piace la spada laser? Ha detto che si iniziava con la item area. Diamo un'occhiata. Innanzitutto iniziamo con Birch! Il super Birch sapling! Mi piace questo. Si crafta con troppe birch. Cioè, uno sprecare dei diamanti per questo? Per fare la birch. Prendilo tu. Lo prendo io. Prendilo tu, per favore. Mi inquieta. Super birch sapling, Laser energy source, ok. È una spada laser? No, forse è un pezzo della spada laser. Sì, ci sta, ora andiamo a vedere. La super patata. La patata vince sempre. Sì. E vai. Abbiamo la lightsaber. La spada laser, ecco che. Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Complimenti, sei creato tu queste texture. Complimenti, complimenti davvero, veramente. Più 24 di attacco. Quella lì uccide in un colpo. Ma siete pazzi! Siete pazzi! Poi abbiamo il mecha specoratore laser. Guarda che roba! Aiuto! Cos'è? Rosa e blu. Ma guarda che assurdo. È bellissimo da vedere, ma è assurdo. Pium. Fa male? Non così non tanto. Tanto. Non tanto. Sai la spada laser? No, grazie. La lo cambiano. Sbirciatore laser ultimate. Hai un'inventiva per i nomi fantastica. Veramente. Sono i nomi stupidi. Che bello. Voglio una foresta di birch subito. No. Lo sbirciatore laser ultimate, il mecha specoratore laser. Peccato che non sono stupendo. Questa è questa tua. Il Dovahkiryas Deadly Shite. Aiuto. È bellissima. Guarda che ma che bella. È bellissima. Ma che bella, ma compri. Ah, che male. Che male! Aia, che male! Quanto fa? Il mio fa 12, quanto fa il tuo? 7. Fa 7? No, 7 di cuore mi tocca. 14 fa, che male fa! Birxcalibur! Birxcalibur! È una mega spada di birch! Che brutta, prendila un po' tu che mi inquieta! Ma che la usi un po' fa, no, fa vedere!
Sembra un albero di birch! È bellissima! Cioè, è affascinante come spada. È brutta l'idea che sembra una birch, ma però come spada è affascinante. Complimenti davvero! Veramente, veramente bello. Complimenti. È ottima l'idea. Oltre, grazie mille per quelli che hanno fatto anche una mappa speciale per mostrarcela, perché sicuramente per noi è molto comodo e più intuitivo. E grazie per aver messo i crafting così immediati, grazie alle item frame, perché viene tutto molto più semplice e veloce. Dove giusto? Mob area! Cosa troviamo di bello? Uova di Exevil. È diventato un mob. Non dobbiamo spawnargli, però. Uova di Kira. Tieni, allora prendilo tu l'uovo di Kira. Ok, vai. Mio! Ah! Meglio se faccio tutto io, che non mi fido. Birch Exevil! Mi piace questo nome. Lo prendo, ma mi inquieta. Perché cos'è Birch Exevil? Dova Kiria? Questo sì che mi piace. Dova Kiria? No, io. Non c'è mai dove voglio queste cose. Vedi, sempre colpa tua che ti nascondi, ti perdi. Cat Exevil? Cos'è? Adesso che sono mezzi posseduti questi. Big Ship, come se... Dove è andato? Dove è andato il Big Ship? Dove è andato? È sparito. È andato dietro? No, è andato qui. Sono posseduti. Sono stregati. Abbiamo un Eternal Fan. La versione fanboy e fangirl. Fantastico. Che carino di spawnarli tutti. I miei oggetti. Che oggetti? Sono morti. Dove sono andati? Sono spariti. Che c'è ancora? I miei oggetti sono andati via. Che cattiveria. Perché? Perché sono cattivi. E perché sono andati via tutti? Perché non fanno di me delle birre. Non ci credo. Così. No. A caso. I miei blocchi si sono buggati. Vabbè, non importa, li posso riprendere comodamente da qui. Facciamo finta che non sia successo niente, non so come mai. Ah no, questo in realtà non ce l'ho ancora. Avevo preso tutto, non importa, ho preso tutto. E andiamo nella... Ah, c'è scritto anche l'attacco, come Lightsaber 24. Nel Master Mob Area. Non la piace mai! Quante birce ci possono essere? Bellissime. El Phoenix 24. Vediamo se questo è posseduto uguale. È il mob della mappa. È posseduto uguale. Infatti, ok, perfetto. Grazie. E ora che abbiamo preso tutti questi meravigliosi oggetti, complimenti ancora per il cazzo. E... Sono tornati i blocchi di... Ma no, sono... Non lo so, tutto. Non lo so, non importa. Non mi ha messo in giro. Ok, andiamo. Off limits, guarda che schifo. Prendiamo la mia lightsaber. Aiuto. Vieni qua. Schifoso. Silver Fist. Ah, potenza. Potenza. Guardate qua. Questi qua sono i biomi. Dobbiamo azzeccare. No, ma guarda, una sfida. Lo dobbiamo anche azzeccare. Che cattiveria. Diamo una pena un po' in generale. Cattiveria. Allora, qui abbiamo dei letti. Qui c'è una roba rosa, qui c'è un gatto. Ah, gatto! Volevo dire, c'è la giungla, ve la mettete i gatti. Quindi qui ci metterei Catex. Ho paura a vedere come. Ah, devo andare in creative adesso. Bisogna andare in creative. Game mode 1. Oh. Che no! Sì! Vi immaginate un'infinità di loro di con il... Ah, e sono finiti qui sopra! Vabbè, non so che. Avevo premuto qualche tasto di cui sono all'oscuro. Tutti con lo sbirciatore laser Ultimate, vi immaginate? Distruggeremo le foreste di birch! Guarda come festeggiano, se! Perché ce l'ho proprio qui a mettere Dova Kiria? Ma guarda che belli che sono! Io voglio un esercito di Catex. La birch non oserà mai toccare i miei... Questa dice che c'è Dova Kiria da ste parti? Sì. Vediamo com'è Dova Kiria. Dova Kiria. Mi piace! Ti ha ucciso! Ti piace! Ma ti vedo, ma chi è? Ho preso per un testifiche. Cattiveria! Vai, Dovakiria! Prenditela con la tua! Vai via! Lotta con Dovakiria! Via contro Dovakiria! Vai, battaglia finale! Qui sarà il Birch! Guarda che dovresti essere in creative, per questo che ti ha ucciso! Ah, giusto! Birch Exevil! No, questo non doveva esistere, perché sì, c'è... Sì. Ah, che brutto!
Che brutto! A sto punto, scusate, ma fatemi. Ditemi che brucia al sole. Ditemi che. Se! Se! Ma dai. Questo! Questa è perfezione! Che è stato? Non lo so, ho paura che sia andata dove a Kiria conoscendola. Tu dici? Non lo so, ho sentito un fulmine chi vuoi che sia, no? Che brutto! Guarda, ma questo sei cattivo, tra l'altro. Certo che è cattivo, ho preso fuoco. Ah, è giusto. Aspetta, proviamo comunque a fare un velocissimo test. Vediamo se la prende con te. Oh, vai di vicino. Ma non a Dovahkiria! Mamma mia, è cattivo forte. È forte quella spada. Ok, ritorna normale. Qui probabilmente ci saremmo noi due. Perché c'è blu. E rosa? Proviamo? Forse, ci sono i fanboy e la fangirl. Ma non lo so, perché laggiù c'è anche della zona tipo del letti, questi qua. Non lo so. Ma. Però sono separati. Ma, boh. Io metterei qui loro. Va bene. Io ci provo, se poi è sbagliato ce lo dirai nei commenti. Ci direi quanti ne abbiamo azzeccati. Abbiamo il... Che carini con la nostra magliettina. Ma che tenerezza. Ma che belli. Perché la Virgio? Perché tu, lo speculatore. Cosa ci fa un catex? C'è anche un gatto. Li hai messi tu i gatti? No, i gatti no. Come sono arrivati questi gatti? Uccidendo uno di questi si spawnano gatti dove muoiono. Davvero? Sono epici allora. No, ha lasciato un pesce stavolta. Non lo so. Sono bellissimi sti mob. La Mo Eternal Love. Qui per secondo me ci andrà la Pink Ship Kiria. Come sarà la Pink Ship Kiria? Non lo so, voglio vederla. Oh, girati. Che carina. Che carina. Sembri In pigiama, esatto. Tu quando, invece di contare le pecore, tu le specoli. Sì. Anche la cuffietta. Fantastico. Vabbè, abbiamo Birch XL. Uno distrugge le Birch, l'altra le pecore, più o meno. Molto. Io distruggo le pecore. Molto bello. Aspetta, qui c'è una zona di diamanti. Ah! E ci va il creatore. Il creatore della mappa giustamente si è messo in un posto di prestigio perché ha fatto una bellissima mappa. Tada! Ma con no! La spada laser. Sei un Jedi. Un Jedi blu. Esatto. Guarda, hai un sacco di Padawan qui intorno che potrebbero. Proviamo a fare una cosa. Che magari, cosa? Magari funziona. Dica. Dovahkiria, vediamo se sai fare il tuo dovere. Ce se la prende con i village. Ah! La tua Dovahkiria. La tua Dovahkiria. La tua Dovahkiria ce l'ha più con te che con. Ma dai! Ce l'ha presa con te. Mi dispiace. Non capisci niente. Ma dai. Ah, c'ho anche il il creeper dietro, ma bello. E qui ci saremo noi due. Spawniamo noi due che non so dove siamo. Lalala, eccoci qua. Spawn Exervile, spawn Kiria. Chissà come saremo noi. No, due me. Vabbè, va bene lo stesso, no? Aiuto, vabbè. Tu di te chi li sopporta. Ah, ok, eccoci qui. Sai che gattara che si sente? Quattro di noi che parlano tutti insieme. Vicino una birce, no, scappa, scappa finché sei in tempo. Ma scusa, sto prendendo fuoco, no, scherzavo. Ok, guarda lì, vistucci ste birce. Ah, che bello, ci veramente ammazza come minimo. Spero di no, l'uomo birce non oserà. Non oserà attaccarmi. Osa. No, no, meno male. Sto provando a usare i testimoni che sono immortali. Ma perché? Perché Dovahkiria. Bene, allora, dici nel commento se abbiamo azzeccato. Io ho messo Elekiria, noi due qui. Qui abbiamo messo l'ex Evil Birch, è mostruoso però. Cioè, le texture sono veramente stupende, sì, complimenti. Te sei fossato nel terreno qui. Abbiamo Dovahkiria lì, tu qui dentro. È il gatto Helm, le voglio fare un esercito. Bisognerebbe metterli in modo che distruggano le birce. Cioè, sarebbe veramente una chicca bellissima. Cioè, uno li mette lì e si mettono a distruggono. Guardami qua. Che? No, vai via, no. Quanti colpi ci vuole? Poveracci, ma tutti che ballano. Abbiamo Pink Ship Kiria e i nostri fan, cari amici. Guarda, benvenuti nella fan mod. Guarda la Night Saber. Giangingillo, tieni. Ok, qui cosa c'è? Super Restricted Area. Perché è uscita Dovahkiria? Vediamo se c'è qualcosa. No, forse sono despawnati. No, peccato, a volte si despawnano. Vabbè, forse c'eravamo noi cattivi, magari, non so, un Dovahkiria e uno schifosissimo Birchell. No, gli do anche da mangiare. Mangia, la Birch si mangia, va bene.
Ok, forse qui c'è un Silvevich che abbiamo incontrato all'inizio, chi può dirlo? Ma benissimo! Se li lasceranno qualcosa, eh? Se li uccidi, rilasceranno qualcosa. Io giusto, dobbiamo provare le armi. Ok, vediamo un po' allora. Uccidiamo te, iniziamo. Ma perché? E muoio! Tu lasci inchiostro nero. Perché? Ora uccidiamo me. Io vi lascio. Non ho visto che cosa vi lascio. Lascio un'ascia. Un'ascia? È qui per terra. Davvero? Sì. Ok, beh, un'ascia di diamante? No, magari. Di ferro. Di ferro? Come birce. Uccidimi! Lascia un'accetta di diamante. Perché non riesco a uccidermi? Cioè, è più difficile certe volte uccidersi. Ah! Uccidimi! Abbiamo tanta... Ah, è una... Un'ascia... L'uomo birce lascia questa. Che cosa? Questa. Un'ascia di diamante e l'uomo birce? Ok, Dovahkiin? Dovahkiin è morta. Dovahkiin è stata uccisa dai testifiche. No, l'ho ammazzata io. No. Wow, lascia una, la falce la di falce, diamante, giusto. Io e il gatto, io versione gatto, pesce, lasciamo grazie. Pesce, ci dispiace uccidere il creatore ma un tentativo si deve fare, la, ah no, dovrei lascia usare, la spada, così non dovrei la spada, usare vai. Anche le altre, hai provato a usare la Dovahkiin Deadly Shite, io userò, no, la birra ce la usi tu, io voglio provare a usare lo sbirciatore, e conto di te. No. Che potenza! Tu rilasci un lead. I guinzagli. Questi due tipi cosa rilasciano? Aspetta, va bene. Una mela. Lei una mela e l'altro uccidilo con lo sbirciatore. No, con lo speculatore. Non ho lo speculatore al momento. Dovresti usare una spada di pietra e una birch. Una spada, ma che anche la birch mi anche lascia. La birch. Vabbè, mettiamone altri per sopperire la mancanza perché ci dispiace. Dove sono ecco, uno è qua e l'altro è qui. Ok, per sopperire la mancanza. Che festa! Mamma mia! E vai, super festa! Vabbè, sono usciti, stanno passando! Dove passano? Dalle face! Ma dai! Siete ovunque! Aiuto! Ne spawniamo 109.000? Grazie infinite! Non smetteremo mai di ringraziarvi! Grazie davvero per questa... che stai facendo? Mi faccio l'esercito! Ah, no. Uccidiamo le birch tutti! No. Veramente, questa è la Mo Eternal Love Mod, una versione di Mo Creature con delle nostre varianti. Grazie infinita a Del Phoenix 24, veramente una mod fatta benissimo. Grazie infinite a tutti quelli che ci hanno mandato delle mod. Non vediamo l'ora di continuare le fan mod. Fateci sapere nei commenti se vi fa piacere anche il ritorno delle fan mod. E se tutto va bene, speriamo di poter presto fare sempre più mod alla volta. E chissà cosa riusciremo a combinare. Danni sicuramente. Grazie infinite per la pazienza. Grazie di cuore a tutti per tutto quello che fate per noi ogni giorno. E alla prossima! Go!